Campionati italiani under 23, campionati italiani uomini junior, campionati italiani delle donne elite e donne junior. Beh, un piatto forte, questo è il piatto forte della puntata di BCTV che sta per andare in onda. Direi di partire subito con il sommario della serata. Può partire da 100 secondi. Rieccoci di nuovo in studio e direi subito una battuta con Giorgio Torre. Ciao Giorgio. Ciao Valerio e buonasera a tutti gli amici a casa. Giorgio, raccontami com'è andato il campionato italiano degli Under 23, si è riproposto il duello di questa stagione. Eh sì, il duello che si era visto in questa prima metà di stagione dei dilettanti si è riproposto anche a Felino in occasione del campionato italiano degli Under 23 che si è disputato lo scorso sabato, Zordan contro Villella, e come era successo già altre tre volte quest'anno è stato ancora il Veneto della Zalf a vincere, a battere davvero per l'ultimo colpo di reni Davide Villella. Una bella corsa, direi, una, come ovvio che sia un campionato italiano, una ottima partecipazione. Nel finale proprio tutti i migliori davanti nel gruppetto decisivo, percorso molto impegnativo. Il caldo ha fatto anche la sua parte, una volata mozzafiato e, come abbiamo detto, la bella vittoria di Zordan. È davvero proprio la sua stagione, l'abbiamo visto anche nelle scorse puntate dei BCTV, questo duello riproporsi. Io invece ero a vedere le donne elite. Donne elite, allora, se negli Under 23 ha vinto uno che ti aspettavi, donne elite c'è stato un colpo di scena, perché ha vinto un'autentica, no, forse autentica, no, ma un outsider come Dalia Muccioli, la più giovane campionessa italiana di sempre, classe 93, e davvero ha stupito un po' tutti. In realtà c'è anche una brutta notizia da segnalare, l'infortunio di Elisa Longo Borghini. Cosa è successo? Era in fuga proprio con Dalia Muccioli e ha preso una curva a sinistra, c'era la pioggia un po' troppo forte, caduta per terra. Le ultime notizie dicono di una frattura praticamente al bacino, un mese ferma, di sicuro salterà il giro rosa e a questo punto anche i tempi di recupero sul Mondiale di Firenze sono quelli sono. Davvero un peccato, speriamo che si possa riprendere perché davvero era una delle grandi favorite. Era una delle grandi favorite, noi mandiamo anche un in bocca al lupo di pronta guarigione, tra l'altro i tecnici della nazionale, proprio sfortunati, perché anche Beatrice Bartelloni era caduta alla cronometro di Roma Nengo, lei che fa parte del quartetto che verosimilmente andrà a presentarsi nei prossimi giorni nei appuntamenti internazionali. Quindi non è stata una grande giornata dal punto di vista della nazionale, però la vittoria di Dalia Muccioli è davvero stata molto bella, l'andremo a vedere nei servizi. Prima dei servizi però direi di andare a vedere la classifica che racconta le cinque cose più belle della settimana. Beh, può partire come sempre la sigla della Five Up. Qui
Quinta posizione della nostra 5 Up per l'allieva Lisa Morzenti del GSC Villongo, che lo scorso venerdì a Romanengo ha inanellato un altro successo a cronometro che le è valso il titolo lombardo di specialità. Davvero imbattibile la ragazza di Pedrengo, anche se stavolta l'altra aerobica, Silvia Persico della Valca al PBM, le è andata molto vicino, seconda a soli 7 secondi, terza la compagna Marta Cavalli. E a proposito di Silvia Persico, approfittiamo per ricordare il suo successo di domenica nella gara di Gorla Maggiore, mentre la gara esordienti è stata vinta da Sara Margheritis, terza l'ottimo primo anno Michela Giuliani. Al quarto posto il biker della TX Active Bianchi, Oscar Veretti, che domenica scorsa al debutto nella disciplina, a Madesimo, ha conquistato il campionato italiano Enduro MTB nella categoria allievi. Sesto il suo compagno Giorgio Rossi. Sarà preludio di altre maglie tricolore? Terza posizione per il pugliese del team Colpack Paolo Colonna, che sempre domenica a Narnali di Prato ha festeggiato la conquista del titolo di campione italiano degli Elite, un meritato premio per una stagione importante che a questo punto potrebbe davvero aprirgli le porte del professionismo. Ha staccato tutti gli avversari regalando una grande gioia a tutto il team, nei 10 anche i compagni Barbetta e Ruffoni. Secondo posto per il professionista bergamasco Marco Pinotti, che per la sesta volta in carriera ha vestito la maglia di campione italiano a cronometro. Dopo 2 anni di digiuno in cui avversari e malasorte lo avevano tenuto giù dal gradino più alto del podio, eccolo a 37 anni ancora lì, re dei cronomen italiani. Corona un weekend tricolore fantastico per la BMC, che al sabato aveva già vinto la prova in linea con il compagno Ivan Santaromita. E la prima posizione della nostra 5 Up è per la coppia d'oro dell'Aerotarget Steel Bike, formata da Arianna Fidanza e Ilaria Bonomi, che nell'ultimo weekend hanno portato nella bacheca della formazione di Giovanni Fidanza 2 maglie tricolori. Venerdì a Romanengo la bergamasca Fidanza ha vinto il titolo italiano a cronometro e poi domenica nel Varesotto l'impresa della veronese Bonomi, campionessa d'Italia nella prova in linea, e a completare la festa la medaglia d'argento di Arianna. Grandissime! Strepitosi, strepitosi risultati di questo weekend. Direi di andare a vedere tutti allora i campionati italiani che vi avevo promesso a inizio puntata, ma anche i campionati regionali lombardi degli esordienti. Per noi c'era Roberto Amaio che ha realizzato le immagini. Direi subito di andare a vedere uno dopo l'altro tutti i servizi. Il campionato italiano degli Under 23 a Felino si decide con una volata a 9 corridori, presenti i principali favoriti della vigilia, emersi nel finale. E l'epilogo è un film già visto 4 volte in questa stagione, Andrea Zordan della ZAF, che batte Davide Villella del team Colpack. Ma questa volta il guizzo del 23enne vicentino di Albavilla è speciale, vale la maglia tricolore, la seconda in carriera dopo quella degli Juniores nel 2009 a Imola. E con questo successo sono ora 6 nella stagione. Zordan conferma la sua leadership di categoria e legittima il proprio passaggio al professionismo, che avverrà nel 2014, dopo uno stage estivo con l'Androni Venezuela. Al via si presentano 173 atleti con i migliori talenti e le migliori formazioni del nostro ciclismo, pronti a darsi battaglia. E Felino li accoglie con una grande festa. Dopo una prima fase tranquilla, nelle prime tornate si registra qualche allungo, ma nulla di davvero importante. La fuga più rilevante della giornata è promossa da 14 corridori. Sono Riciputi, Moser, Draperi, Amici, Azzolini, Guerrini, Pastorino, Frapporti, Malucelli, Mitrofan, Bresciani, Cazzola, Cardinali e Giorgi. Toccano un vantaggio massimo di 2 minuti e 30 secondi che piano piano si assottiglia quando iniziano i 5 giri finali di 15 km l'uno che prevedono la salita di Barbiano da affrontare ad ogni passaggio. Al chilometro 100, per lato della ZALF, si butta all'inseguimento dei battistrada, ma durante la seconda ascesa a Barbiano il gruppo accelera perentoriamente sotto la spinta degli uomini della Colpack. Gli ultimi a cedere sono Cardinali e Pastorino, poi il gruppo torna compatto al chilometro 124. Il primo dei favoriti a rompere gli indugi è Bettiol della Mastromarco, che allunga sul terzo GPM insieme a Senni della Colpack, poi raggiunti da altri corridori. Davanti la situazione è molto fluida e allora parte il contrattacco dell'emiliano Luca Cingi della Malmantile, che se ne va prima da solo e poi in compagnia degli urifilosi della Viris. Ma il gruppo torna compatto proprio ai piedi dell'ultima salita. È il momento decisivo. Scatta Sterbini, che si porta dietro Formolo, Di Luca, Villella e Conti.
Su di loro rientrano in seconda battuta anche Zordan, Tognatti, Bettioli e Sedaboni. Sono i 9 che vanno a contendersi il successo in volata. Testa a testa tra Zordan e Villella, con il vicentino che resiste davanti e vince. Secondo Villella, terzo Bettioli, poi formulo di Luca, Sterbini, Sedaboni, Tognatti e più indietro Conti. Questa la gioia di Zordan. Ma è una stagione sicuramente da incorniciare, si è fatto un grande lavoro dall'inverno, e tanti sacrifici, tanti giorni, posso dire, tra virgolette, via da casa, e anche oggi una squadra fantastica, tutti i miei ragazzi a disposizione, sono andati in fuga, hanno chiuso e poi mi hanno anche tirato la volata. Devo sicuramente ringraziare loro e tutti gli sponsor, i fratelli Lucchetta, Gidio Fior e i miei direttori sportivi Luciano Rui e Gianni Faresin, che mi seguono, posso dire, 5 giorni su 7 infrasettimana, quindi senza di loro penso che un risultato così non si sarebbe mai potuto agguantare. Non era nel novero dei favoriti della vigilia, non era tra i nomi degli osservati speciali, nonostante le 3 vittorie già all'attivo quest'anno, e forse proprio questo ha permesso al toscano Matteo Trippi di firmare l'impresa. Andare all'attacco e battere con uno sprint superbo il ligure Luca Raggio e diventare il nuovo campione italiano dagli juniores. 18 anni e retino di Castiglion Fiorentino, portacolori della Fosco Bessi Calenzano, si regala la più grande gioia della sua fin qui giovane carriera. Sono 158 gli atleti a prendere il via, il meglio del movimento nazionale, pronto a sfidarsi per questo atteso campionato italiano juniores. Bellissimo il colpo d'occhio di Piazza Libertà ad Appiano Gentile. Da percorrere 3 giri a largo raggio e poi 6 giri finali di 11 km, tutti con il GPM in località Villa. Dopo una prima fase tranquilla, la miccia si accende al secondo giro, quando vanno all'attacco 15 corridori. Sono Landi, Sartor, Dalla Betta, Torta, Montobbio, Giuliani, Pettuello, Vigilante, San Paoli, Caliendo, Prandini, Sabatini e anche nomi importanti come quelli degli azzurri Affini, Lizde e Velasco. Prandini perde presto contatto, i 14 raggiungono un vantaggio massimo di 1 minuto e 20 secondi. Tra i più attivi davanti Mirko Torta della UKBL, che più volte tenta di avvantaggiarsi da solo. Poi il gruppo si riorganizza e inizia un'inesorabile rimonta che si concretizza a poco meno di 4 tornate dalla conclusione. Nasce un nuovo attacco promosso da 5 concorrenti: Begnoni della Otelli, Garavaglia della Busto Garolfo, Tiefenthaler della Monte Corona, Burchio della Lions e Vigilante della Sidermec. Bella insistita la loro azione, ma al suono della campana il gruppo va a riprendere anche loro. Nell'ultimo giro attacco del Trentino Tomio, poi raggiunto da Velasco, ma non c'è libertà per loro. Libertà che invece si prende Luca Raggio della Casano, che attacca nel finale e subito la sua ruota si porta a Trippi. Dietro si studiano, si guardano troppo e davanti se ne vanno. È volata a 2 con Trippi che vince agilmente su Raggio. Terzo il milanese Giacomo Garavaglia della Busto Garolfo, che anticipa il gruppetto dei migliori. Seguono Montagnoli, Tomio, Vigilante, Burchio, Colombo, Begnoni e Velasco. Alla visia nemmeno me l'aspettavo, nemmeno nei sogni. Oggi ho fatto una grande corsa e credo che siamo stati fantastici tutta la rappresentativa toscana. A 3 km se n'è andato Raggio, io dovevo anticipare per forza perché in salita sapevo che Velasco e altri erano più forti di me. L'ho anticipato, l'ho ripreso qui a 700 metri e poi in volata è stata fantastica, dai. La dedica a chi va? Ma a tutta la mia famiglia che fa tanti sacrifici, al mio DS, Nicolai, Bardelli, Visconti, tutta la squadra, tutta Fosco Best, tutti, dai. Gli splendidi scenari varesini hanno fatto da sfondo ad uno dei più emozionanti campionati italiani donne elite che ci sia capitato di vedere, da prima attacchi su attacchi con Valentina Bastianello e Marta Tagliaferro che hanno provato ad andare in fuga solitarie, poi una situazione in continua evoluzione con gruppetti che si facevano e si disfacevano intanto che cominciava a scendere la pioggia. Poi l'azione decisiva, circa 25 km dal traguardo, scattano le giovani Susanna Zorzi della Fare Let's Go Finland, già campionessa italiana fra le junior, e la giovanissima Dalia Muccioli, classe 93 della B-Pink, che proprio in queste zone vinse da junior sul Brinzio la sua prima gara di sempre. Il vantaggio delle due nell'ordine dei 30 secondi, con il gruppo delle big che le tiene sotto tiro. La corsa si infiamma nel corso dell'ultimo giro, sulla salita la super favorita Elisa Longo Borghini fa il vuoto in salita e scende come una pazza in discesa
casa ciuffando le due fuggitive. Susanna Zorzi non riesce a tenere il passo infernale della Longoborghini e si stacca, ma poi l'imprevisto che non ti aspetti. La Longoborghini esagera, sbaglia la curva e finisce sotto un guardrail. Così la sola Dalia Muccioli si ritrova davanti a gestire un margine di una ventina di secondi su un gruppetto che conta al suo interno due forti cronowoman come la neocampionessa italiana crono Tatiana Guderzo e la bergamasca Rossella Ratto, che due giorni prima avevano rifilato alla giovane Dalia rispettivamente 3 minuti e 2 minuti e mezzo. Ma c'è un però: nel gruppetto composto da Ratto, Guderzo, Luperini e Fiori c'è anche la velocista Giorgia Bronzini. Difficile pensare che le altre tirino a tutta quando poi sai di perdere la volata sulla due volte campionessa mondiale, e così è tricolore per Dalia Muccioli. Alle sue spalle si piazzano nell'ordine Bronzini, Ratto e Luperini Goderzo, ma ascoltiamo le parole della vincitrice raccolte dal nostro Fabiano Ghilardi. Possiamo dire Dalia è un fiore che finalmente è sbocciato. Già avevi fatto bene al Trentino settimana scorsa, nella prima tappa nella cronosquadra hai poi indossato la maglia di leader nella successiva semitappa. Oggi il campionato italiano, sei l'inizio della nuova generazione, le ragazze degli anni 90. Spero di fare bene e questa, appunto, come hai detto, nell'ultimo periodo mi sentivo bene. Infatti il Trentino è andata bene, abbiamo fatto una bellissima vittoria di squadra, la cronoscalata, e stavo bene. Inizialmente oggi i primi chilometri mi sentivo un po' strana, però piano piano ho ingranato e sono riuscita bene. E sei stata più forte anche della pioggia, una dedica? Una dedica alla squadra B-Pink e a Noemi Cantele, che purtroppo per alcuni problemi fisici non è riuscita a partire. Le auguro una grandissima guarigione il prima possibile. Partenza in centro Varese e arrivo a Rancio Valcuvia, nel mezzo una serie infinita di sali e scendi, una salita da ripetere 4 volte abbinata ad una discesa tecnica, un percorso impegnativo che ha fatto una selezione spaventosa. All'arrivo sono arrivate soltanto 19 delle 83 junior al via del campionato italiano. Un campionato italiano dominato in lungo e in largo da due sole atlete, protagoniste assolute di un weekend strabiliante. Una di queste è Arianna Fidanz, della Steel Bike Euro Target, mai vista in questi anni così battagliera come in questa gara. Caricata a molla da una maglia tricolore vinta a Romanengo nella cronometro, la bergamasca ci prende gusto e dopo 40 km di gara se ne va in fuga tutta sola. Un'azione temeraria che le fa guadagnare tutto in un colpo 25 secondi sul gruppo. Da prima il tentativo sembra azzardato e troppo presto, dicono un po' tutti all'arrivo, poi comincia a serpeggiare la sensazione che forse ce la potrebbe fare. Accidenti, dopo tutto chi se lo sarebbe aspettato anche due giorni prima che avrebbe vinto la cronometro di Romanengo? E invece, dopo una ventina di chilometri, il gruppo reagisce, tutte nuovamente insieme. E allora che succede? Succede che dopo un primo tentativo di un quartetto composto da Magnetto Alietta, Canavesi Cicli Fiorin e dal trio Euro Target Maffei, Sbalducci e Bonomi, si sveglia la seconda dominatrice del weekend tricolore, la veronese Ilaria Bonomi. Quest'anno Ilaria aveva dominato le prove contro il tempo, ma era finita terza alle spalle di Fidanza e Francesca Pataro nella crono di Romanengo. Ma stavolta nessuno può impedirle di vincere. Lei non è solo un'abile crono woman, ma anche un'ottima scalatrice, visto che due anni fa era arrivata seconda in Coppa Rosa alle spalle della tedesca Anna Knauer. E allora ecco che il tricolore sfiorato due giorni prima diventa realtà. Vince Ilaria Bonomi. Alle sue spalle va in fuga un'altra volta una scatenata Fidanza, che arriva con 1:27. Il bronzo invece va a Natascia Grillo, vecchia fontana, che allo sprint precede Coffinardi, Magnetto Alietta, Sperotto, Balducci, Fackerman, Dal Porto e Dal Santo. Ma ecco l'intervista del nostro Fabiano Ghilardi alla coppia tricolore Bonomi e Fidanza. Sì, è un sogno che si realizza, non ci credo neanche ora di indossarla, non so, sembra che sia un sogno. Sì, da subito abbiamo controllato la gara, sempre stando davanti, poi c'è stato l'attacco di Arianna, che comunque è stata forte perché ha continuato e poi ha fatto un bellissimo risultato dietro di me, seconda. Poi ho provato io con l'intento comunque di allungare, di rendere la gara dura, è andata bene. Arianna, l'altro giorno ci siamo lasciati che avevi vinto il campionato italiano cronometro e c'era Ilaria sul podio. Oggi vi siete scambiati i ruoli, comunque sempre una grande giornata per l'Eurotarget.
Sì, ieri abbiamo detto che subito ci eravamo scambiati i numeri, perché oggi io avevo il 34, come cioè lei aveva il 34 come io ce l'avevo venerdì, io avevo il suo numero. E allora abbiamo pensato che potevamo far bene. Io ho attaccato subito a metà gara perché oggi stavo davvero bene, forse meglio di venerdì, perché sentivo che la gamba girava e ne avevo. Sono stata fuori un po', forse ho attaccato troppo presto, però comunque continuavamo ad attaccare una dietro l'altra e la fuga buona è stata la sua. Allora io dopo ho riattaccato di nuovo e sono riuscita ad arrivare seconda. Cioè non ci credo, troppo bello. Ci sono stagioni in cui tutto ti riesce facile, dove ottieni risultati che prima avevi solo sfiorato e in cui anche una volata che sembra compromessa improvvisamente ti strizza l'occhio, aprendoti uno spiraglio vicino alle transenne e permettendoti di rimontare fino alla vittoria del titolo regionale. È questo il sogno che sta vivendo Luca Volpi, l'esordiente bresciano che difende i colori del progetto ciclismo di Rodengo Seiano. Il tredicenne che corre alla corte dell'ex professionista Fabrizio Bontempi, infatti, si è laureato a Carugate campione lombardo al termine di una volata entusiasmante, con almeno sei ragazzi, uno affiancato all'altro, sull'ampio rettilineo d'arrivo di via Garibaldi. Nulla da fare per Diego Bosini, Loris Conca, Federico Mazzotti e Anselmo Francesconi, che si sono dovuti accontentare delle piazze d'onore. Per loro la consolazione di aver ottenuto piazzamenti che valgono la convocazione per i campionati italiani di Boario del 7 luglio. 120 gli esordienti al primo anno che si sono schierati alla partenza del 60° trofeo BCC di Carugate, prova organizzata dalle SC Carugatese su un tracciato prevalentemente pianeggiante tra Brugherio e Agrate Brianza. E infatti di tentativi da lontano se ne vedono pochi. Il più interessante è proprio nell'ultima delle 5 tornate in programma, con il coraggioso affondo di Attilio Botticini e del bergamasco del Paladina Marcello Mazzoleni. Splendida la lavorazione, ma i 10 secondi di vantaggio 2 km dall'arrivo non sono sufficienti. Il gruppo riesce proprio all'ultima curva a fagocitarli e a lanciare così una lunga volata. Uno sprint che sembra mettersi male per Volpi, chiuso sulla destra, ma proprio 150 metri dall'arrivo Mazzotti della Mazzano si sposta sul centro creando inconsapevolmente il varco perfetto per Volpi, che va così a prendersi il titolo regionale. All'ultimo chilometro ero un po' indietro, però ho trovato il buco ai 150 metri. Una vittoria cercata da tanti anni e finalmente ho coronato questo sogno. E questo, come abbiamo detto, è un pass diretto per l'italiano. Penso che sia innanzitutto una grandissima emozione. Beh sì, essere tra i migliori d'Italia fa molto piacere. È uno di quei giovani corridori che di stare a ruota proprio non ne vuole sentire parlare. Certo perché in volata non ha scampo, ma anche per quell'istinto da attaccante che lo spinge sempre e comunque a mettere il naso fuori dal gruppo. E Jacopo Mazzarella è stato finalmente ripagato per questa sua condotta di gara domenica scorsa a Carugate, dove ha vinto il titolo regionale lombardo tra gli esordienti del 1999. Il varesino, che corre per la milanese rescaldinese, ha tagliato tutto solo il traguardo, anticipando di una dozzina di secondi Mattia Redaelli del Veloclub Sovico e il gruppo, regolato in volata da Davide Gastaldi. Una vittoria bella e importante per un ragazzo che, dopo il secondo posto a Senago, colto ovviamente andando in fuga, ha piazzato il primo acuto da quando è tra gli esordienti e ora non ha intenzione di accontentarsi. Era un bel tracciato, sono riuscito ad andare in fuga come sono riuscito ad andare a Senago e è andato bene. Sì, adesso vediamo per il campionato italiano, vediamo se riuscirò ad andare anche in fuga lì. E dire che, anche visto l'epilogo della gara degli esordienti del primo anno, tutti i pronostici lasciavano presagire a un arrivo in volata. Invece 123 ragazzi al via hanno interpretato la gara alla garibaldina, con continue accelerazioni che, alla lunga, hanno sfilacciato il plotone. A cogliere il momento giusto per attaccare, però, è stato Mazzarella, scattato 8 km dal traguardo. Un'azione che non dà scampo né a Mattia Redaelli, lanciatosi all'inseguimento troppo tardi e costretto a inseguire da solo, né al gruppo, che ha dovuto dire addio ai sogni di gloria accontentandosi di giocarsi allo sprint all'ultimo gradino del podio. Per quanto riguarda i colori bergamaschi, due piazzamenti tra i 10, settimo Mattia Pedrini, ottavo Luca Pelliccioli, un po' meglio dalla prova di primi anno, dove si è registrato solo il sesto posto di Andrea Berzi, ma comunque poco per una provincia che sognava di avvicinarsi all'italiano con ben altre indicazioni. Si è corso domenica scorsa anche in provincia di Bergamo. Gli allievi erano impegnati ad Osio Sotto, vittoria del lecchese Matteo Piromano della Costa Masnaga che ha preceduto Stefano Moro della Romanese. Prova di Orobie Cup invece a Palazzago e prima vittoria assoluta per Andrea Danneo della VR Compositi.
E poi un'ultima notizia, e per questo chiederei anche il supporto delle immagini dalla regia, perché dobbiamo celebrare la quarta vittoria nella sua storia del GSC Villongo al meeting nazionale per società giovanissimi che si è disputato nei giorni scorsi ad Andalo in Trentino. Questo, eccoli qua, proprio i ragazzi premiati tra l'altro da OSS e Fondriest, e questo era solo un piccolo assaggio di immagini. Un video integrale della grande festa che c'è stata in Trentino lo potete già trovare sul sito www.bcbg.it, e poi un servizio più approfondito lo dedicheremo a questa manifestazione nella prossima puntata di BCTV, quindi mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo, tra l'altro, al 99% abbiamo anche gli organizzatori dei campionati italiani di Boario. Esordienti e allievi di Boario, quindi ancora una puntata all'insegna del tricolore. Bene, spero vi sia piaciuta questa puntata, spero di ritrovarvi ovviamente settimana prossima, sempre mercoledì ore 20.45 con le repliche al giovedì alle ore 14.30 e al venerdì alle ore 18.05. Beh, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi. Allora, un saluto da Valerio Villa e da Giorgio Torri. Arrivederci alla prossima.